Ciao, benvenuti nel canale Cry and Bonnie. Io sono Cry e lui è Clay. Bonnie, che idiota. E nulla, questo è il primo video unboxing che facciamo nel nostro canale. Mi viene da guardarmi nello schermo, anziché lì, scusatemi. E Sto probabilmente guardando uno sarà schermetto. visto soltanto da due persone, anzi tre, noi due e mia madre. Comunque, iniziamo col È la video. vicina del piano di sopra. Ecco, comunque iniziamo con il video unboxing. Non l'ho rubato. Attenzione a non far vedere l'indirizzo. Le forbici sapientemente messe qui. A te l'onore. E mi ha rubato il pacco. Vada. Allora, usiamo delle forbici a punta A. E non ce l'abbiamo quella arrotondata, quindi i bambini non possono I aprire. bambini non possono aprire i pacchi di Amazon. Fatelo fare ai vostri genitori, mi raccomando. Però potete usare la carta di credito dei vostri genitori. Quello è non raccomandabile. E invece, Ok, perché mi ha dato le forbici quando uso le mani che sono più potenza? speriamo che ci sia un incidente in diretta, così questo video farà un botto di visual. In teoria Allora, dovrebbe essere una GoPro Hero 6, però io mi non lo faccio. so. Eccola qua. Un po' di carta, carta, carta. Sarà fatto E dei buoni finalmente impegni. abbiamo la GoPro Hero 6, che ovviamente non viene messa a fuoco perché il fuoco è impostato sul mio Ma è già viso. accesa? Ma come fa a essere accesa? C'ho l'immaginina. Ah no, scusate. L'immagine che mi mettono di default dietro. Procediamo ad aprire. Che bella. Che schifo dell'asciume già appiccicato sopra, va bene. Sarà scotch. No, è tipo cartone, Accole. vabbè. Eccolo qua. Bella. E nulla, le specifiche poi magari le facciamo in un altro video. Registra video in 4K a 60 frame per secondo, 1080 a 240 e waterproof fino a 10 metri in teoria. E responsiva ai comandi vocali e tante altre belle Siediti, cose. applaudi, suona il clacson, Adesso pi. vediamo come cavolo si apre. Questo già sarebbe una cosa molto bella, forse tipo qua in fondo Allora, si dovrebbe teoricamente togliere. devi tirare quella cosa lì Non ho lunghissima. forze, Oh ok, mamma ce mia, la stiamo facendo. lunghissimissima. Ok, ci siamo. Ci È siamo. magico. Questo video dimostra chiaramente la mia forza. Eccola qua. Ta-da! Tanto Abbiamo viene la GoPro. fornita con Già fornita con il clip, l'accessorino penso che per. sia una clip, si Sì, chiama. praticamente se non Si chiama sbaglio non clip. hai il. Ah, ma c'è anche il case. Me ne Sì, sono accorta soltanto adesso. non è una Ottimo! piccola, non è proprio un case, è Una più sorta di una. piccolo case, non Sì, so come esatto. definirlo. Comunque, vabbè, È questa è come la quelle del nostra. telefono, in poche Sì. parole. Ho visto che tantissime action cam. Prima di questa avevo un'altra action cam, che vabbè, era un'action cam abbastanza scrausa. Però Tarocca. anche l'Activion, la famosissima Activion In CX, realtà la non è te. così. No, era abbastanza scrausa perché registrava video soltanto in 1080x30 frame al secondo, che vabbè, forse per iniziare va bene, però boh, magari in un altro video la farò vedere. Vediamo che cosa c'è all'interno. Ricordiamo che In se GoPro. non hai il 4K sul computer, con uno schermo 4K, ti rimarrà comunque in Full HD o via dicendo. Quindi è inutile cervellarsi inutilmente. Dopo questa bellissima spiegazione tecnica, vediamo con cosa viene data in dotazione appunto la GoPro. Questo simpatico cartellino. Non è un cartellino, sono Sono delle istruzioni. istruzioni che vi fanno Ok. vedere in teoria Sono diventata la cam. come dovete estrarre la GoPro da questa sorta di cosino, di custodietta e ovviamente scaricare dall'App Store oppure dal Google Play l'applicazione. Udeia. Successivamente abbiamo degli adesivi bellissimi da attaccare ovunque voi vogliate, anche in testa al vostro ragazzo, per esempio. Non è Poi, divertente. sì, è molto divertente secondo me. Poi. Ecco degli adesivi. Che possono sempre venire utili nel Sì, non caso in cui sono. vogliate attaccare la GoPro, che ne so, su un casco o cose del genere, Sì, decidete sono voi. più E come dei clippini, dei piccoli poi ovviamente clippini. c'è il cavetto per ricaricare la GoPro, trasferire Questo è un filmati e altro via dicendo. Un clippino. altro clippino, quindi un E totale. è la batteria, penso, stessa della GoPro. Sì, la batteria della GoPro, quindi un totale di due clippini, uno e due, un cavetto. E la GoPro, Aggiungerei, sì, la GoPro, però aggiungerei che è che. abbastanza bloccata. Ah, la batteria ovviamente, altrimenti filmati ne farete ben pochi.
E nulla, noi stiamo cercando in questo momento di capire come si rimuova la GoPro appunto da questo supporto, praticamente c'è la Perché è un vite. supporto fasullo creato dalla GoPro per fare una Soltanto cosa per estetica. sistemarla lì in Una modo che cosa voi estetica. possiate vederla in tutta la sua bellezza. Premessa, questa è la prima GoPro Ma io che credo. abbiamo, quindi perdonate un po' l'ignoranza, ma non siamo esattamente degli esperti. Questa qui, come è fatta la GoPro un po' da vicino. Ok, l'ho messa a fuoco e a posto. Vabbè, c'è il classico logo di fianco, ovviamente ci Non sono i ho quello del tastini McDonald's. di accensione. Si differenzia dalla GoPro Hero 5 fondamentalmente soltanto per il fatto che qui c'è scritto, non so se si veda, GoPro Hero 6. Per quanto riguarda l'estetica, è assolutamente identica alla GoPro Hero 5 e Sei penso anche alla sicura? GoPro Hero 2018. Abbastanza sicura, sì, mi sono documentata molto. No, Sì, la importante da stringi. conservare. E se Vabbè. volete potremmo fare anche delle comparison, delle recensioni. Dicono che la GoPro Hero 6 abbia comunque una stabilizzazione interna già abbastanza efficiente. Noi abbiamo ordinato anche un gimbal, non G6. so mai come definirlo, che G6, che è la nuova versione, l'anno scorso è uscita il G5 in più versioni perché penso che avesse parecchi problemi e quindi noi siamo molto preoccupati per questa G6 che ecco. dovrà essere, quindi sarà tutta una cosa nuova Però ci e dovrebbe arrivare tra un paio di settimane, 10 giorni. Ok, penso una settimana l'abbiamo sicuramente. ordinata da Amazon e quindi sarebbe interessante magari fare anche una Non comparison. arriverà mai. Speriamo che arrivi prima o poi. Una comparison per vedere quella che è la stabilizzazione che viene fornita dal meccanismo, dal software di stabilizzazione digitale di cui è dotata la GoPro Hero 6 versus la stabilizzazione che la GoPro Hero 6 raggiunge insieme al suo gimbal. E nulla, una cosa che vi voglio assolutamente consigliare è di tenere sempre sott'occhio Amazon. Questa è stata appunto acquistata su Amazon, come avete visto dall'incarto vario. Non è vero, Perché sì, non è vero, te lo giuro, l'ho comprata perché dal negozio di non l'ha frutta, comprata lui, dal tra negozio di l'altro. frutta, Perché vabbè, perché no, ho l'ha già preso il comprata. drone. Sì, Andrea ha comprato il drone, dobbiamo dargli atto di questo, il drone della DJI. Magari anche quello potremo farlo vedere in un prossimo video, se vi può interessare. E volevo dirvi appunto di tenere sempre ben sott'occhio Amazon, poiché di giorno in giorno i prezzi tendono a cambiare. Per esempio, questa GoPro Hero 6 era venduta su Amazon a circa 420 euro e l'ho acquistata a 370, quindi 50 euro di sconto. Samantha approves. Fanno sempre comodo nelle nostre tasche. Poi, visto che aveva raggiunto anche un prezzo addirittura più basso di 340, ma questo non diciamolo a mia madre, che altrimenti si altera e si incazza. Non si possono dire parolacce su YouTube, vabbè, però bippato in qualche Quello è modo. mica un cartone animato per bambini, questo, scusami. Ci bannano, c'è tipo Che una ci banna? restrizione. YouTube ci banna, c'è tipo una restrizione per cui non si Con possono tutte le dire parolacce che parolacce. sento su YouTube, per Vabbè, piacere. noi lo bipperemo perché siamo delle persone per bene nel Ci caso lo metteremo vedessero una anche i parola come bambini. ciao. Ok, tipo bip, ciao, ombrello, cose Ombrello. del genere. E Oppure comunque Ravanello. dicevo che era in super sconto, alla fine aveva raggiunto un prezzo di 340 euro. Quindi tenetelo sempre sott'occhio, a meno che non abbiate fretta di comprare il prodotto. Ci ho detto, abbiamo acquistato anche un. Oddio, mi stavo già impanicando perché mi sembrava che la lente fosse tipo mezza rigata. No, per fortuna. Abbiamo acquistato anche una serie di accessori di quelli economicissimi, scrausi cinesi. E quando arriveranno, non so in realtà se siano già arrivati oggi. Comunque, se vedrete i due video di seguito in cui siamo vestiti allo stesso identico modo, è per quello. E lui intanto fa le sue mossette, Non so poverino, parlare, ha qualche appunto. problema. Ma lasciamolo perdere così. E So stavo io. dicendo che appunto abbiamo acquistato questo set di accessori cinesi, verificheremo il funzionamento. Hai qualcosa da aggiungere? Completo al 100%. Ecco, Ravanello. Ravanello, Rapa, se no poi sembra che parlo solo io, che effettivamente potrebbe È essere. meglio, posso assicurarvelo che parli solo lei. E se vi fa piacere appunto, il prossimo video sarà un video in cui vi faremo vedere più nel dettaglio il funzionamento della GoPro Hero 6. Il saluto, ci vuole il saluto finale. Ciao a tutti!